Io invito gli avellinesi a riconfermare questo voto fra 15 giorni. Siamo in campo per il futuro di Avellino, per i giovani, le famiglie, gli anziani, il mondo della disabilità, quelli che avevano diritto ad avere un centro autistico pubblico aperto e non lo hanno, quelli che agognano a riavere la piscina riaperta e non avere solo le piscine dei privati. C'è tanto da fare. Io spero che la nostra città confermi questo voto progressista che c'è stato anche alle europee in forma importante e soprattutto dia una squadra che si occupi dei problemi della città, che sia al servizio della città come deve essere chi fa politica. L'abbiamo sempre intesa così, l'amministrazione, la politica, per la comunità, e continueremo su questa strada. Ringrazio tutti gli avellinesi che mi hanno votato, spero che anche gli avellinesi che non mi hanno votato, che hanno scelto altre opzioni al primo turno, poi sapranno individuare chi sarà per loro il sindaco migliore. Io ho la presunzione di poter rappresentare questo. Io, il mio gruppo, la mia squadra, ovviamente terremo conto anche delle indicazioni programmatiche di tutti gli altri candidati, perché sicuramente ci sono delle questioni condivise, dei valori comuni che possiamo portare avanti e di cui mi farò interprete. A 15 giorni di tempo per convincere anche l'altra parte di Avellino, come intende farlo? Ma parlando apertamente con le persone, avendo un rapporto diretto con loro, certamente è importante anche la comunicazione, i social, ma gli avellinesi sanno dove mi trovano. Io sto all'angolo di Nunno, mi possono trovare lì, all'angolo di via Matteotti, tutte le sere, come è sempre stato nella mia vita. Qua sembra che le campagne elettorali facciano riscoprire cose che invece sono scontate per la nostra città. Ho sempre avuto un rapporto intenso, passionale con la mia città, con i miei concittadini, e continuerò su questa strada, non c'è niente da inventare. Domande da studio. Antonio, intanto mi fa piacere vederti così sereno e anche un po' abbastanza riposato. Ieri ci siamo sentiti con Gengaro per cercare appunto di programmare un suo intervento qui nello studio. Gengaro dice: sono troppo stanco, se ne parla in tarda serata. Antonio, abbiamo detto da qui all'inizio di questa maratona, cominciata alle 13.45, che c'erano tutta una serie di varianti che potevano andare a tuo sfavore. Invece tutte le varianti possibili, una delle quali l'affluenza, ne parlavamo ieri a telefono, tutte le varianti possibili si sono rivelate a tuo favore. Intanto il Partito Democratico ti ha sorretto lealmente, con grande impegno. L'affluenza, che ha toccato il 70%, non ha influito negativamente sul tuo voto, e mi pare che questo sia un po', diciamo così, il segreto del tuo passaggio di turno con la migliore percentuale. Proprio le varianti che potevano danneggiarti invece ti hanno sostenuto, si sono rivolte a tuo favore. Ma credo che chi mi ha scelto abbia fatto questa previsione all'inizio, cioè io sono la perfetta sintesi dei mondi che rappresento, cioè un'espressione del cattolicesimo democratica autentica, la vogliamo chiamare sinistra di base, è stata quella patria della sinistra di base, la mia città, che ha sempre guardato e dialogato a sinistra, con l'associazionismo cattolico, laico, ambientalista, cioè credo che attorno a me ci sia il pezzo migliore della società avellinese in termini di elaborazione, di passione, di cultura, di spirito. Mi sono sempre rivolto e ispirato a Guido D'Urso durante questa campagna elettorale, cioè quello che diceva che la rivoluzione o è meridionale o non è. Io ho mutuato questo termine trasformandolo in o è avellinese o è non è la rivoluzione. Sono gli avellinesi che debbono avere il coraggio di cambiare, di scegliere un'amministrazione che guardi soprattutto al futuro dei loro figli,
Per me il problema fondamentale è che cosa faranno i giovani ad Avellino, il lavoro, le occasioni per loro, la crescita culturale e certo anche lo svago, anche questo fa parte del saper vivere in una società. Antonio, qui in studio con noi c'è Amalio Santoro, il quale punta molto, diciamo, sulla tua capacità di conquistare, conservare i voti del primo turno e conquistarne altri. E c'è Enzo Di Micco per te, prego. Intanto i complimenti per il risultato. Ci domandavamo, Gengaro, che tipo di campagna elettorale anche sul piano comunicativo sarebbe stata questa per il ballottaggio? Qual è, come dire, il modus operandi che intende adottare dal punto di vista della comunicazione in quello che comunque sarà un testa a testa? Lo abbiamo visto nei passati ballottaggi, il voto un po' si spoglia della dimensione politica, pur essendo una forte proposta politica la vostra. Ma guardi, questo credo che sia un errore. La comunicazione è importantissima e quindi andremo avanti sulla strada del dialogo con la gente, con i comizi all'aperto, discutendo, elaborando ancora il programma. Ho molto discusso in questi giorni con i sindacati, con i rappresentanti degli industriali, con i portatori di interesse a vario titolo. Noi, il nostro è un work in progress, abbiamo una nostra piattaforma programmatica importante, la confrontiamo con gli altri, la ampliamo, sicuramente il programma è il fatto sul quale forze diverse che si sono anche contrapposte tra loro si sono incontrate, ma queste forze si sono incontrate sul programma ma anche su una personalità, e scusatemi il termine, che ha fatto sintesi tra queste forze, che nella sua vita politica, umana, sociale, professionale ha costruito ponti in questa città, ha dialogato con tutti e quindi credo che questo sia il valore aggiunto nostro. Credo che sia proprio questo il nostro valore aggiunto, la capacità di guardare negli occhi gli avellinesi e di trasferire sentimenti, passione. Questo è il primo. Se non avessi la passione per la mia città non sarei qui. Bene, Antonio Gengaro. Immagina anche un confronto con la Nargi, Gengaro. Naturalmente nei 15 giorni del ballottaggio, Gengaro, lo chiederemo anche a Laura Nargi, vi confronterete anche in televisione, immagino, no? O escludete? Ma io mi auguro che si possa fare un dibattito, Norberto, direttore, un dibattito pubblico, aperto, anzi scelga Nargi, pure gli interlocutori, i giornalisti che debbono, io sono a disposizione sul confronto, lo facciamo in piazza Matteotti, avanti al suo comitato, dove vuole, parliamo di tutto. Bene, bene, allora sentiremo anche Laura Nargi che ci dice, però se posso permettermi, Antonio, vista la lunga conoscenza, la lunga frequentazione e per la parte minima rispetto ad Antonio Gengaro, per l'amicizia che avevamo per Antonio Di Nun, ci conosciamo da un sacco di anni, insomma è questa serenità che vorremmo che il candidato Gengaro mettesse più in campo nei prossimi 15 giorni, questa determinazione evidentemente, ma anche questa serenità. Molto corretta, io non mi sono permesso di parlare d'altro, io sono stato sui temi e sulla passione e sulle idee per la mia città, certamente è una battaglia anche politica. Noi siamo una parte, siamo il centro-sinistra progressista di questa realtà, abbiamo dei valori, un modo di concepire la cosa pubblica è di tutti, io sto in campo per l'interesse pubblico, non per un fatto mio, sia ben chiaro.